Il conto alla rovescia per l'inizio dei lavori di restauro completo per la piena fruizione del complesso demaniale della Torre Cabrera, monumento simbolo della città di Pozzallo, dopo aver avviato in questi mesi la procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'appalto, la tabella di cantierizzazione del monumento prevede la partenza dei lavori per la prossima primavera. Un progetto finanziato con fonti regionali POFSR Sicilia 2014-2020 per un ammontare complessivo di 4.300.000 euro. Ad aggiudicarsi l'appalto, la ditta M di Favara, che ha presentato un'offerta al ribasso del 33%. I lavori prevedono la demolizione dell'edificio commerciale moderno, che è stato sede di un ex supermercato, sostituito da nuovi locali con destinazione di servizi pubblici, ambienti tecnici, biglietteria e bookshop. I lavori prevedono ancora la pavimentazione delle corti esterne della torre e la pavimentazione del primo e secondo piano, in modo tale da rendere fruibile la struttura fino alla terrazza. Ed inoltre sarà realizzata l'illuminazione artistica dell'intero monumento. La Torre Cabrera, come si diceva, è simbolo della città marinara, l'antica fortezza che da sempre ha fatto parte del tessuto urbano e circondata da vasti magazzini costruiti verso la fine del XVIII secolo. Nell'interno ci sono altissime volte a crociera su due piani ed una scala a chiocciola che conduce alla terrazza superiore, da cui è possibile ammirare il panorama della costa e del retroterra. La terrazza con terrapieno a mare è stata aggiunta però in un secondo tempo, dopo il terremoto del 1693. Fino al 1715 una delle sale era destinata a cappella dedicata a Santa Maria della Pietà, il cui affresco di autore ignoto è ancora visibile. Ogni domenica vi era celebrata la messa da parte di un sacerdote inviato dalla prepositura della chiesa di San Pietro di Modica. Gli ampi sotterranei corrispondenti al piano terreno potevano contenere un grande numero di prigionieri. Al centro di uno di essi si trovava anche il Pozzo della Morte, destinato ai condannati alla pena capitale. Posta in disarmo da Francesco II di Borbone, è stata in seguito comando di battaglione di finanza e poi di compagnia. Durante la Seconda Guerra Mondiale vi è stata piazzata l'artiglieria controaerea. Oggi, grazie a questo finanziamento, uno dei monumenti più belli della provincia tornerà ad essere fruibile per turisti e visitatori. Grande soddisfazione esprime il sindaco Roberto Amatuna, dopo aver inaugurato l'apertura parziale della Torre Cabrera nel 1998, ha dichiarato il primo cittadino pozzallese: sarà un grande privilegio consegnarla alla città completamente restaurata.